Ciao, in questo video vedremo come creare i primi programmi in linguaggio Ladder. Prima di fare questo andiamo a vedere le funzioni del programma LDmicro. Questo qui è il programma che abbiamo visto nel video precedente. Partiamo dal fondo, dall'help, c'è un manuale che si accede anche tramite F1 dove sono indicate tutte le funzioni del programma. Se lo apri in italiano anche l'help è in italiano. Dopo c'è un how to che apre una pagina web con tantissimi esempi di cose basilari, possono essere molto utili. Dopo poi c'è l'about, il release, il forum, un'altra cosa interessante. Come vedi è attivo, today e anche quelli più vecchi, 27 febbraio, 4 febbraio, comunque è abbastanza frequentato. Si può segnalare un nuovo problema o mandare un'email direttamente allo sviluppatore. C'è una sezione di configurazione di colori, l'originale è questo, si può fare anche un bianco su nero anziché nero su bianco, c'è blu, puoi anche creare dei colori personalizzati. La sezione compile serve appunto per compilare il programma e generare il file .exe o addirittura dall.exe andare in ASM. Poi ci sono tanti tipi di compilazioni per i vari dispositivi, si può fare anche lo sketch per Arduino o chiamare un file bat che inserisce direttamente il file nel micro, questo solo per gli AVR dell'Atmen. Per i PIC bisogna passare comunque da un programmatore esterno. La simulazione, che poi vedremo, queste sono tutte le istruzioni, noi inizieremo a vedere i contatti e le bobine, poi magari più avanti i fronti di salita e di discesa, i temporizzatori, i contatori, magari comparatori e qualcosina d'altro. I settaggi, che adesso vedremo perché faremo un progetto nuovo. Questo qui serve per spostare, muovere e duplicare i rang, che sono le righe, le varie righe, o anche gli elementi. In file ci sono le operazioni sui file, open o save, in vari formati. Adesso facciamo file new, mi dice se voglio salvarlo, no perché è già stato salvato. Questo è vuoto. In basso non c'è selezionato nessun processore, andiamo a impostarlo. Setting, microcontroller, prendiamo l'Atmel 328 28 pin e gli mettiamo una frequenza di 8 MHz, che è quella interna. 0 sta per l'oscillatore interno e 1 per l'oscillatore esterno. C'è anche la possibilità di impostare direttamente le resistenze di pull up in codice binario. Questo è più un programmatore per lo sviluppatore che ha messo tutte le cose che ha fatto, le cose che deve fare. Ok, torniamo di qua e iniziamo a vedere come trasformare uno schema elettrico nel nostro schema ladder. Come vedi più o meno la stessa cosa, questo è disposto in verticale partendo dall'alto, quindi magari sei in corrente continua, qui hai il più e qui sotto hai il meno, o anche in alternata, hai le due uscite di potenziale in alternata, hai i due contatti che potrebbero essere due pulsanti e una bobina di un relè. Questi sono i miei due contatti e questa è la bobina. Sono in serie, quindi per poter azionare l'uscita devono essere chiusi tutti e due gli interruttori. Questa è una logica AND, ovvero A per B. Facciamo una tabella di verità, quindi A, B è uscita. Se A è 0, quindi aperto, e B è aperto, l'uscita sarà 0. Se chiudo la A, ma non chiudo la B, l'uscita è 0. Infatti 1 per 0 fa 0, qualsiasi numero moltiplicato per 0 fa 0. Viceversa sarà la stessa cosa. L'uscita va a 1 solo se tutti e due sono 1. Quindi questo qui è un A per B, che la AND. Proviamolo in pratica, quindi faccio instruction contact, insert contact e la lettera C, quindi posso usare la C sulla tastiera. Stessa cosa per la bobina, la lettera L, molto comodo perché mi posiziono, faccio C, faccio un'altra volta C, poi mi posiziono con le freccette, mi posso spostare o anche col mouse e faccio L, poi clicco due volte su qua e scrivo magari A. È un input nel mio microprocessore,
Va bene, mi dice se voglio rinominare anche il secondo. No, perché lo voglio chiamare B, questo qui lo chiamo B, quindi si può dare un nome qualsiasi. Le X sono gli ingressi e gli Y sono le uscite. Allo stesso modo che vedi qui, X sono gli ingressi e Y sono le uscite. L'uscita la chiamiamo 0, Y0 come l'esempio. Per simulare questo circuito basta che faccio simulate. Vado nel modo simulazione, però non è sufficiente perché deve partire. Quindi start sarebbe F7 o F8 sulla tastiera. Per chiudere i contatti, o ci clicco 2 volte sopra o ci clicco qua sulla riga 1, lui si illumina 1 e si eccita l'uscita. Stessa cosa qui, basta che ne disecito uno, basta che apro uno dei 2 pulsanti e l'uscita si disecita. Faccio F7 sulla tastiera e termino la simulazione. Vediamo la logica OR, quindi due contatti in parallelo, 2 pulsanti o 2 contatti di relè, chiamiamoli anche qui A e B, A, B, e questo è il nostro Y0, A e B, quindi basta che se ne chiude uno solo, che l'uscita va a 1. Questa logica qui si chiama logica OR, che è A più B, A più B. E A per B, questo è un OR e questo è un AND. Facciamo la tabella da verità: A, B, Y0, 0 più 0 fa 0, vuol dire se sono tutti e due aperti l'uscita è spenta. Se se ne chiude solo uno, A più B, 1 più 0 fa sempre 1, quindi basta che se ne chiude solo uno, l'uscita va a 1, viceversa è uguale ovviamente. Se si chiudono tutti e due, 1 più 1 fa sempre 1, non fa 2 in binario. Quindi qui basta che uno dei due vada alto per buttare su l'uscita. Vediamolo in pratica. Io mi metto qui sotto, o mi metto qui, faccio edit, insert, rang, after. Premo C, inserisco il mio primo contatto, poi faccio L, inserisco l'uscita, poi faccio C, inserisco il secondo contatto. Chiamiamoli sempre A e B. Mi dice sempre se voglio rinominare il secondo B. Ovviamente devo scegliere un'altra uscita perché non posso avere 2 uscite del micro con lo stesso nome. Andiamo in simulazione che era F7 e F8. Se chiudo A, vedi che l'uscita va su, basta che ne chiudo una, mentre invece per andare quello sopra devo chiudere tutte e due. Queste sono lo stesso pulsante. Fai finta che sono dei pulsanti con 2 contatti o 2 contatti di relè. F7 spengo la simulazione. Torno di qui. Questa qui è una logica AND prima di OR. Quindi cosa vuol dire? Che per poter eccitarsi la bobina devo chiudere o i 2 di sinistra o i 2 di destra. Facciamo anche questo circuito qui allo stesso modo. Mi posiziono qui. Faccio Shift V, mi sembra, sì, sono tasti di scelta rapida. Shift V, mi sposto sotto e faccio C, faccio ancora C, faccio L, poi faccio C e faccio C. Questi qui li posso chiamare anche con altri nomi. A e B, facciamo C, D e F, e questa è la 2. Come vedi, quando si vanno a editare i singoli elementi hai altre opzioni, tipo relè interno, poi lo vedremo, input pin che è l'ingresso del microprocessore, output pin che è l'uscita, questi che sono contatti modbus per la seriale, questo qui è la negazione per farlo diventare negato e questo qui se si vuole alto nella simulazione anche se è negato come contatto. Poi lo vediamo. Stessa cosa sulle uscite, ci sono ancora più opzioni. Relè interno, facciamo così, questo qui lo chiamiamo relè interno, lo chiamiamo ad esempio interno 1 per riconoscerlo. Uscita del micro, Modbus, normale, negato, anche l'uscita si può negare, vuol dire che funziona al contrario, quindi è sempre accesa, quando vado a chiudere si spegne. Set reset, poi li vedremo, e triggerato, poi vedremo. Relè interno 1, R sono i relè interni. Andiamo in simulazione, F7 più F8. Mi sono accorto che non l'ho fatto uguale, fa niente, era giusto per fare
farti vedere come si compila lo schema. Andiamo a chiudere questo, quindi sono due OR più AND tra questi e questi. Abbiamo un pochino modificato lo schema, quindi basta che uno dei due sia chiuso e uno dei due questi sia chiuso per fare la sull'uscita. Il concetto non cambia. Spegniamo il simulatore, proviamo un contatto negato, questo qua negato. Cosa vuol dire? Che questo è già chiuso prima di premerlo, quindi c'è il pulsante è normalmente chiuso. Accendo il simulatore, F7 più F8, vedi che se io chiudo questo, questo qui lo trovo già chiuso. Chiudo questo qui lo trovo già chiuso. Se questo lo vado a pigiare, lo apre anziché chiudere, quindi si dice che è negato. Spengo il simulatore, stessa cosa posso farla sull'uscita, posso andare a negarla. Accendo il simulatore, vedi che è già alto, RI, e lo vedo qui, lo stato è 1, va a 0 quando qui è 1, funziona al contrario. F7, spengo il simulatore, già che ci siamo vediamo i set e il reset, questo qui lo facciamo diventare set, poi ci aggiungiamo sotto un altro ramo, Shift V, vediamo qui cosa c'era, quello che abbiamo disegnato noi adesso, disegniamo questo, quindi C, C, L, C, C, cancello questo, col cance, e questi qui li chiamiamo G, A, I, L. Ok, per fare il set reset devono avere lo stesso nome tutti e due, I1, anche maiuscolo e minuscolo devono essere uguali, e questo lo faccio diventare reset. Cosa vuol dire? Che quando questo ramo qui è 1 farà il set, e quando questo qui è 1 farà il reset. Quindi lo accendiamo di qui e lo spegniamo di qui. Andiamo in simulazione, F7, F8, chiudiamo questo, ha fatto set, lo spengo, rimane settato, internal relay è rimasto a 1, per spegnerlo gli do il reset. Mi sono accorto che c'è un errore, infatti non lo resetta. Spegniamo, questo qui è un internal relay RE1. Accendiamo la simulazione, così va a 1 e così va a 0. Se li metto entrambi, c'è una priorità, prende l'ultimo ramo, prende reset. Se voglio che prevale il set, devo disegnare al contrario il ramo. Quindi prima la riga di reset e poi la linea di set. In genere è meglio disegnarla così, perché il reset dovrebbe avere la priorità sul set. Poi dipende dall'applicazione. Temporizzatori li vediamo dopo. Proviamo un classico marcia arresto. Adesso l'abbiamo già fatto con il set reset. Per finta questo qui sia la marcia e questo qui sia l'arresto. Ma lo facciamo nel modo classico con la spia di segnalazione. Cancelliamo tutto questo. Facciamo file new. Anche se non metto il micro, mi sembra che il simulatore me lo faccia usare. Proviamo. Quindi prima il pulsante di arresto, normalmente chiuso, C. Poi c'è un altro pulsante, C. Poi prima bisogna mettere l'uscita, poi andare qua e fare C per fare il parallelo. Diamogli i nomi. Adesso questo lo mettiamo chiuso, però in pratica deve essere aperto. Perché? Perché il pulsante, essendo chiuso, è lui che lo tiene aperto. Quindi questo qui lo chiamiamo stop, questo qui lo chiamiamo start, questo qui lo chiamiamo motore, e questo qui è il contatto di autoritenuta, lo chiamiamo motore. Come funziona questo circuito? Per eccitarsi questa bobina deve chiudersi questo pulsante, dopo lui rimarrà autoalimentato, autoeccitato da un suo contatto stesso. Quindi tu schiacci questo pulsante, questo si chiude e la corrente passa sia dal pulsante e sia da questo contatto suo. Anche quando lasci andare il pulsante lui rimane sempre acceso, si autoalimenta, si autoritenuta, che è questa. La spia di segnalazione allo stesso modo la facciamo, Shift V, andiamo qui, C ed L. Questo qui sarà il mio contatto del motore, quindi non è un input ma è l'output motore, infatti vedi che cambia in Y, quindi è il suo contatto, e questa qui è la mia lampadina, lampada spia. Andiamo in simulazione, F7 e F8, chiudo il mio pulsante di start, va su il motore, si eccita e accende la spia. Per spegnerlo devo farlo da qua,
mi sono accorto che non funziona. Perché questo è sbagliato. Allora, facciamo F7, questo è un output, ok, F7 ed F8, spegniamo, ok, così lo stato di riposo. Chiudo questo, si eccita tutto, lo riapro, rimane acceso, adesso funziona correttamente. Pigio quello di stop, anche se lo rilascio rimane spento. Restart e stop. Bisogna sempre ricordarsi di schiacciare due volte, perché lui funziona come interruttore, non come pulsante. Il simulatore. Quindi doppio clic e doppio clic un'altra volta. Il singolo click non lo prende. F7, spengo il simulatore. Quindi il marciarresto semplice l'abbiamo visto. Facciamo un temporizzatore. Shift V, altro rang. Vediamo la funzione copia. Edit. Copy selected element, insert, e dopo c'è il past che è alt insert, quindi insert e alt insert, ins, mi metto qui, faccio alt ins e ho copiato, quindi il contatto del motore, poi ci mettiamo dopo, istruzioni, temporizzatore. Di temporizzatori ne abbiamo tanti, guardiamo il più semplice, che è il timer ritardato all'eccitazione, delay the turn on, che si inserisce anche con O. Gli diamo un tempo, ad esempio 1000 millisecondi, che sarebbe un secondo. Il nome 1, perché è T1, L metto all'uscita e metto ad esempio una seconda spia ritardata. Quindi andiamo in simulazione, F7, F8, do lo start, dopo un secondo si accende che la spia ritardata. Stop, si spegne subito, il ritardo avviene solo in un senso. Start e stop. Se io spegnessi prima del termine del secondo, lui non memorizza. Per provarlo dobbiamo fare un tempo più lungo, ad esempio 4 secondi. Andiamo in simulazione, F7, F8, marcia. Se io spengo prima di 4 secondi, comunque lui non va su. Start, il tempo lo vedi qui, 2, 3, 4, ok, è andato su. Spengo. I timer sono qui, ritentive, delay, turn on. Per questo video è tutto, proseguiamo con il prossimo video vedendo gli altri timer che non abbiamo visto adesso. Non mancare, ciao.